quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Buongiorno, la giornata non può cominciare senza la giusta dose di caffè che introdurrò sotto forma di cappuccino. Oggi vi presento un mio ultimo acquisto, il mio montalatte della iCook con cui mi sto trovando benissimo. È un aggeggino che fa cappuccini o caldi o freddi, riscalda il latte. E guardate quanto è semplice, basta mettere il latte dentro, come avete visto, mettere il pentolino sulla base e fa tutto lui. Una crema densa e compatta con una buona dose di liquido. Io lo faccio col caffè solubile perché non voglio diluirlo, questo è 100% caffè, e quindi buona colazione. Accompagno il mio cappuccino ad un quarto di questa fettona di pane alle noci che abbiamo fatto insieme, vi lascio il link in descrizione. Ovviamente questa fetta non è solo per me, io ne mangerò soltanto un quarto. E parte così la mia coccolata giornata. E per spuntino io questo, mentre lui questo. Io invece prendo solo il succo d'arancia, perché anche andando al McDonald's si può rimanere in carreggiata e volere potere, ragazzi. E io oggi voglio, ma domani non so. Ciao. All'interno del mixer verso degli spinaci lessi, che ho lessato e fatto ben bene sgocciolare, quindi per due persone prendo 300 g di pollo, petto di pollo, e metto dentro un po' di sale, un pizzico di aglio e frullo il tutto. Non vi faccio vedere il momento del frullato, ma vedrete direttamente il composto già frullato. Quindi prendo dei cornflakes e li schiaccio grossolanamente. Utilizzo una bottiglietta d'acqua per farlo. L'importante è che siano dei cornflakes 100% fiocchi di mais, senza zucchero aggiunto e senza niente. Prendo così l'impasto che ho creato di pollo e spinacio, se voi volete maggioranza pollo mettete più pollo ovviamente, e molto semplicemente lo verso nel mais. E così com'è lo metto direttamente sulla carta forno con cui andrà o in padella o in forno. Do la forma tonda e voilà, fatta. Ne farò 4 con l'impasto ottenuto. Ed eccoli qui pronti per essere messi in forno. Filo d'olio e pannocchie e va tutto in forno. Ci vediamo dopo. Ed ecco il mio super piatto composto, due belle spinacione, vi faccio vedere con la mano, se no sembrano enormi, due spinacine, una pannocchia condita solo con un po' d'olio e un po' di sale e del pomodorino piccadilli in insalata, condito naturalmente con olio, sale, origano e un pizzico d'aglio in polvere. Per insaporire la mia pannocchia non userò il burro, ma userò semplicemente del burro di arachidi. Ed esattamente questo qua, vegan, organic, e comunque è un burro d'arachidi crunchy che andrò a spalmare poco poco, sulla mia pannocchietta. Voilà, al posto del burro normale, giusto per insaporirla un po'. Buon appetito a tutti, un piatto ricco, bello ciccio, ma nello stesso tempo anche
Tutta salute, buon pranzo! Per merenda oggi avrei un bicchiere di latte, però oggi mi va qualcosina in più di un bicchiere di latte. Allora, in un bicchiere di latte metto un cucchiaino di caffè solubile e un cucchiaino di eritritolo, come leggete, 100% naturale. Intanto aggiungo il mio cucchiaino al latte e mescolo ben bene. Dopodiché verso tutto il contenuto nella macchina del gelato e mi faccio un gelato al caffè semplice semplice, caffè latte ed eritritolo. L'eritritolo è un dolcificante naturale, zero calorie. Per intenderci, è la base con cui fanno il dolcificante stevia, perché di stevia nel dolcificante ce n'è molto poco, mentre di eritritolo c'è il 90%. Ed è un dolcificante che deriva dalla macerazione della frutta. Ve ne parlerò meglio in un video se vi interessa. Come vedete è zero calorie, ma i carboidrati presenti, tra le altre cose, non sono carboidrati assimilabili, quindi è come se non esistessero. È un 0 calorie 0000, ma basta parlare, siamo qui per fare il gelato. E io premo 60 minuti, start, lui finirà prima dei 60, e tra un po' avremo un gelato semplice semplice, solamente con le calorie del latte, parzialmente scremato. È trascorsa solo mezz'ora, ma è pronto, quindi pausa, spengo e tiro via il cestello. Ed eccolo qua il mio gelato buono e pronto per essere pappato. Vi faccio vedere la consistenza con una manina e poi me lo vado a mangiare di là. Morbido morbido, sentiamo il sapore, buonissimo. Vado a pappare, ci vediamo dopo. Buona merenda, ciao. Prepariamo le nostre pizzette con le melanzane. Non è una delle ricette più fantasiose del mondo, però vi faccio vedere come le faccio io. Allora, ho preparato stamattina una buona salsa di pomodoro con pochissimo olio, dentro qui c'è anche uno spicchio d'aglio, una mozzarella light da 120 grammi, un pizzico di sale per tirare fuori l'amaro dalle melanzane e un pizzico di origano. Ci occorrerà anche un pochino di olio extravergine di oliva. Cominciamo subito. Come prima cosa, io ho già lavato la mia melanzana e l'ho fatta già asciugare, dopodiché, per lo più, diciamo, taglio delle fette di melanzana. Quella che avanza ovviamente non la butto, la riduco a dadolini e la utilizzo per una futura ricetta. Prendo un pizzico di sale e la passo sulla parte superiore di ogni melanzana, nel frattempo le impilo. Questo faciliterà la fuoriuscita dell'amarognolo, appunto, dalle melanzane. Non esagero, ma soprattutto dopo che le lascio un pochino sotto sale, ovviamente mi premurerò di sciacquarle. Mentre la melanzana perde l'acqua, io preparo la teglia. Con un bel foglio di carta forno rivesto una leccarda. Quindi, cosa faccio? Preparo un'emulsione fatta di un cucchiaino d'olio e un filino d'acqua. Voilà. Con un pennello sbatto questa emulsione, perché questo pochino di olio per tutte le melanzane non mi basterebbe, e così super genialata lo allungo con l'acqua. E allora prendo le fette di melanzane e le sciacquo, non le asciugo nemmeno, voilà, e le poggio sulla leccarda del forno. Quindi con la mia emulsione oleosa le spalmo tutte in modo che un po' d'olio vada su tutto. Se voi passaste l'olio sulla melanzana asciutta, la melanzana lo assorbirebbe in men che non si dica, rimanendo asciuttissima e dandovi proprio la sensazione che l'olio non ci sia bastato, avreste bisogno di molto molto più olio. Faccio questa operazione su ambo i lati. Non contenta di ciò, in prima fase di cottura io le sporco già
con un po' di salsa, poca poca. Così, giusto per non farle essiccare in maniera arida. Perfetto. Metto in forno ventilato a 180-200 gradi. Tirate fuori. Non avevo acceso la videocamera. Tirate fuori le fettine di melanzana, le ho farcite con un bel po' di salsa di pomodoro. Qui con del buon origano. Quindi condite con la mozzarella. Vi avevo detto, ma voi non l'avete sentito perché io non avevo acceso la videocamera, che me metterò nella parte alta del forno a 240 gradi, in modo che nel momento stesso in cui la mozzarella rilascerà l'acqua, questa verrà subito ad evaporare e non bagnerà la nostra base di mozzarella, la nostra base di melanzana. Potete anche farcire in maniera più fantasiosa le vostre pizzette di melanzana mettendo del prosciutto, della caciotta, vari tipi di formaggio, decidendo voi quale sia il sapore che più gradite, insomma, delle olive. Sperimentate dei funghi e poi ditemi come viene. Io adesso metto in forno per 10 minuti a 240 gradi nella parte alta, stando davanti al forno, perché appena la mozzarella comincia a sfrigolare e diventare leggermente dorata, io tiro fuori dal forno tutto. Ed eccole qui belle pronte, e quasi quasi le stavo sbruciacchiando perché nel frattempo Enzo si è sbrodolato tutto e quindi l'ho dovuto cambiare, ma noi siamo mamme che facciamo la dieta e quindi chi se ne frega, andiamo avanti, the show must go on. Allora, come vedete, ben cotte, non si spappolano e mantengono la forma. E per cena stasera pizzetta di melanzana, tutte al forno, pochissimo olio, una buona mozzarella e del pomodoro, della salsa di pomodoro, quattro belle pizzette che riempiono la panzetta senza farla ingrassare più di tanto. Bene, questo è l'ultimo passo della giornata per me, quindi vi do un grande abbraccio, vi saluto e vado a pappare, e spero che questo What I Eat in a Day, un po' diverso dal solito, vi sia piaciuto e vi abbia dato qualche spunto. Alla prossima, ciao.